Gregorini che ci parlerà di Odoo con Google Translate. Voi. Presentiamo l'integrazione di Odoo con Google Translate. Il modulo che abbiamo creato permette di gestire le traduzioni in Odoo attraverso l'API di Google Translate. Il processo di traduzione può avvenire tramite l'automatismo dei cron o attraverso la richiesta manuale di traduzione delle API. Il modulo permette di gestire i campi dei prodotti, come ad esempio i nomi e le descrizioni. Ed è utilizzabile su tutte le varie app di Odoo, come ad esempio clienti, magazzino, fatture, eccetera. Si possono tradurre i contenuti da e verso tutte le lingue gestite da Google Translate. Sono stati inoltre implementati diversi sistemi che permettono di velocizzare e ottimizzare i processi di traduzione, in modo quindi da ridurre al massimo i costi. Abbiamo pensato alla creazione di questo modulo quando un'azienda del settore moda, con circa 600 item, aveva la necessità di tradurre dall'italiano all'inglese, i vari, contenuti presenti nel loro gestionale, come ad esempio il nome del prodotto, la descrizione, categorie e quant'altro. Gli obiettivi principali del nostro modulo sono la diminuzione dei tempi di codifica e dei costi per le traduzioni. Inoltre è possibile modificare manualmente quanto è stato tradotto dal modulo stesso. I requisiti per utilizzare il modulo sono avere un account Google con l'abilitazione all'utilizzo dell'API da remoto e il file JSON con credenziali. Inoltre serve la versione 13 di Odoo. In conclusione, la nostra soluzione ha bisogno dell'impostazione dell'API di Google, di una configurazione interna di Odoo e la modalità di traduzione può essere automatica o manuale. Andiamo a vedere ora come funziona il nostro modulo per Google Translate. Nella schermata sono presenti tutti i client configurati o che si possono configurare, magari anche uno per ogni company. Per utilizzare il nostro client di Google Translate bisogna avere ovviamente come prerequisiti l'account di Google, l'abilitazione per l'utilizzo dell'API da remoto e aver già scaricato un file JSON. Nella sezione Access Data abbiamo i dati di accesso appunto e a cosa ha abilitato il client. Oltre al file JSON con le credenziali abbiamo un campo booleano che sta ad indicare che questo client ha il permesso di utilizzare l'API. Quest'altro campo invece ci dice che il client ha le autorizzazioni per scaricare tutte le lingue supportate da Google Translate. Da quest'altra parte invece abbiamo i limiti che impone Google, come il numero di caratteri per secondo, il numero delle richieste ai server per secondo, la lunghezza massima di un testo da tradurre e il tempo minimo di attesa tra una richiesta e l'altra. Infine, in caso di abilitazione appunto della traduzione, abbiamo la lingua sorgente e la lingua di destinazione, o le lingue di destinazione. In questo caso, se andiamo a selezionare l'italiano e alcune lingue di destinazione. Così impostato, il client andrà a tradurre dall'italiano all'inglese, francese e spagnolo. Andando a togliere invece tutte le lingue impostate, il client praticamente andrà a tradurre in tutte le lingue presenti. Andiamo avanti vedendo le altre voci presenti nel menu, tra cui Translation Data Group e Benchmark, le vedremo in un secondo momento. Adesso vediamo come abilitare e disabilitare i modelli. Andiamo a scegliere il nome del prodotto, quindi Product Template, e lo andiamo a selezionare. Una volta selezionato, lo vediamo e andiamo ad applicare.
possiamo vedere ora come si disabilita un modello. Per farlo, basta andare sulla sezione da disabilitare, si seleziona e poi si procede. In questo caso lo lasciamo perché ci serve. Ora andiamo a vedere come si crea un cron di Google Translate. Possiamo scegliere ovviamente un nome, poi sulla parte sinistra sono voci grosso modo standard, sulla parte destra invece, quindi va scelto il client, va scelto il modello, in questo caso era il product template precedentemente scelto, e poi possiamo andare a vedere un filtro per quanto riguarda un dominio. Successivamente andiamo a selezionare quali sono i campi che voglio tradurre. Nello specifico il nome del prodotto, poi la lingua di origine, di partenza, che è l'italiano, e la lingua, diciamo, in cui voglio tradurre, quindi la destinazione, che è l'inglese. Translation indica il numero di traduzioni che questo crono può eseguire. Query sta a indicare il numero di query, appunto, lanciate verso i server di Google. La voce Create, se abilitata, permette di creare nel database le voci non esistenti, mentre invece Force va a riscrivere comunque tutte le voci. Ora andiamo a visualizzare i prodotti con la visualizzazione 3, selezionando tutti i prodotti. Solo alcuni, comunque, riusciamo a vedere le nuove finestre contestuali che abbiamo creato precedentemente: Translation Setup, Show Translations e Google Translate. Selezionando tutti i prodotti e cliccando sulla prima voce, non vediamo nulla di particolare, ma in questo caso già si sono create tutte le traduzioni. Andando a selezionare uno o più prodotti e cliccando su Show Translations, possiamo vedere effettivamente che ci sono state già le prime traduzioni. In questa schermata vediamo i gruppi di traduzioni, tra cui il nome del prodotto. Entrando all'interno, possiamo vedere i dati di traduzioni. In pratica possiamo vedere che ci sono i nomi tradotti nelle lingue che avevamo precedentemente selezionato, quindi l'italiano, l'inglese e lo spagnolo. Possiamo inoltre vedere qual è la lingua d'origine, il nome nella lingua originale, il modello precedentemente selezionato e anche il campo che era il nome. L'ultima parte che andiamo ad analizzare è quella relativa al benchmark, cioè quella che ci permette di minimizzare al massimo le richieste che vengono fatte a Google. Vi ringrazio per l'attenzione ed ora partirà la sessione live. Bene, eccoci qua. Ciao Silvio. Ben trovato Andrea, ben trovati tutti quanti. È la prima volta, insomma, che ci vediamo ad un No Today Days, ci siamo solo incrociati in qualche PR su Sì. Allora, Silvio Gregorini, matematico da 3 anni, sviluppatore back-end, io l'ho cresciuto a pane e moduli dentro Open Force. Quindi, insomma, Confermo la tutto. matematica a me è una cosa spaventa un po', devo essere sincero. Ma, insomma, scherzi a parte, è un lavoro interessante, così come ho detto in introduzione, sicuramente diciamo interessante per via di diverse applicazioni che ci possono essere di questo sviluppo. Abbiamo utilizzato praticamente l'API di Google. Ora, la domanda che ti voglio fare io è, in passato ho utilizzato l'API di Google per un lavoro fatto con Google Maps. Poi un giorno il signor Google decise di cambiare la struttura dell'API e non funzionò più nulla. Hai per caso preso in considerazione questa possibilità, visto e considerato che Big G comanda un po' da questo punto di vista, no? Sì, assolutamente. Questo in realtà è un problema che va affrontato nell'istante in cui cambiano le API. Cioè, a monte purtroppo bisogna adattarsi a quello che Google ci mette a disposizione.
Per il momento utilizziamo la versione più aggiornata del modulo Python Google Cloud Translate, la 2.0.0. Però eventualmente se e quando usciranno nuove API e nuovi pacchetti sarà necessario comunque aggiornare l'infrastruttura. Immagino. Allora, leggiamo un po' qualche altra domanda. Hai utilizzato il classico IR Translation o avete rifatto anche questa parte? Allora, IR Translation è il punto finale del modulo, ovvero la gestione delle traduzioni, dei raggruppamenti di traduzioni e, come diceva giustamente Emanuele nel video, che tra l'altro voglio ringraziare Emanuele che ha fatto il video in mia assenza. Dicevo, i raggruppamenti di traduzioni e i benchmark, oltre che le traduzioni, sono gestiti da modelli appositi perché Udoo nel suo codice standard non permette di ricevere la lingua sorgente di una traduzione, ovvero se io sono loggato in un ambiente con la preferenza in italiano e scrivo una stringa in italiano, Udoo non lo sa. Lui mette dentro IR Translation la stringa e poi cerca di gestire internamente questa traduzione. Il problema è che Google Translate invece richiede di sapere la lingua da cui devo tradurre e la lingua verso cui devo tradurre. E se è comunque possibile cercare di fare la traduzione senza passare a Google la lingua sorgente, ma nel farlo il risultato è molto meno preciso, soprattutto quando si parla di stringhe che possono avere al proprio interno termini in lingue diverse. Nel nostro caso d'uso dovevamo tradurre i nomi dei prodotti di un cliente che utilizzano appunto questa struttura con parole in lingue diverse e quindi diventava problematico. L'alternativa era non utilizzare la lingua sorgente della stringa e utilizzare invece un endpoint presente sempre nelle API di Google Translate che cerca di dedurre la lingua sorgente a partire dalla stringa stessa. Però purtroppo questo è un servizio a pagamento e quindi il nostro cliente si sarebbe ritrovato con una fattura da parte di Udoo ancora più grande di quello che si trova comunque, perché l'utilizzo di queste API è comunque a pagamento. Ok, mi hai anche risposto ad un'altra domanda, per cui insomma se le API di Google sono accessibili in maniera libera o... Se vuoi approfondisco, Google mette a disposizione un tot di richieste, un tot di caratteri traducibili prima di far partire la fatturazione vera e propria. Superati questi limiti, Google emette fattura. Quindi il modulo già di per sé cerca di gestire le stringhe internamente al database, raggruppandole ovviamente per stringa, quindi due stringhe uguali vengono considerate nello stesso raggruppamento, il benchmark appunto, e raggruppando anche per lingua sorgente e lingua verso cui voglio tradurre, in maniera tale che io traduco una sola stringa e poi prendo quella traduzione e la passo a tutte le altre stringhe identiche che devo tradurre dalla lingua A alla lingua B. In questo modo ho bisogno di fare una sola query verso le API di Google Translate, anziché farne una per ogni stringa da tradurre. Ottimizziamo però in buona sostanza. Sì, perché altrimenti veramente la fattura esplode. Lo immagino. Domanda, i file PO delle traduzioni poi sono comunque utilizzabili, poi sono scaricati. Sì, assolutamente. Il modulo, come dicevo, il modulo, una volta ritrovata la traduzione da Google, inizialmente va a salvare questa traduzione sul cosiddetto model Google Translate Data, che è appunto il model che gestisce la traduzione da Google. Fatto questo, viene riflessa la traduzione su IR Translation Data. Quindi in realtà il PO che lavora su IR Translation Data, quello esce normalmente senza alcun problema. L'unica cosa che può succedere è che se Google va a sovrascrivere una traduzione passata dal PO e poi successivamente vado a riscaricare il PO una seconda volta, quel termine probabilmente sarà sovrascritto. Però lì entra in gioco la possibilità di configurare i cron di Google Translate per evitare che determinate stringhe già tradotte vengano sovrascritte. Ottimo, quindi in pratica risponde anche un'altra domanda: se nel caso uno ha fatto manualmente una traduzione, è possibile anche fare
in maniera tale che quella traduzione fatta manualmente sia mantenuta e non sovrascritta dal mondo. Sì, anche qui sul video è passato un po' in sordina molto rapidamente, però era già visibile che sul cron c'è un booleano da flaggare se si vuole che le traduzioni già presenti vengano sovrascritte. Se il booleano non è flaggato, una stringa già tradotta non viene sovrascritta. Ottimo, ottimo. Domanda di Vito, lo rilasciate su OCA questo modulo o devo chiamare Alessandro? Questo bisogna chiamare Alessandro, perché io al di là del lato tecnico, quello commerciale non me ne occupo. Quindi lascio la parola su questo ad Alessandro eventualmente in un prossimo talk, nel prossimo futuro. Senti, qualche altra domanda, visto che abbiamo qualche minuto? Sì, assolutamente. Avete valutato altri servizi di traduzione, magari Free o simili, insomma? Allora, inizialmente li avevamo valutati. I problemi sostanziali che trovavamo erano due. Il primo, una mancanza di API, diciamo così, affidabili, e dall'altra parte in realtà una sostanziale richiesta del cliente di affidabilità del motore di traduzione. Cioè il cliente sostanzialmente diceva: io so che Google Translate è affidabile, è un'interfaccia con cui ho già lavorato, con cui ho già avuto modo di avere un buon feedback, preferirei proseguire su questa via. Quindi è stato la scelta di lavorare con Google Translate è stato un mix di necessità sia tecniche che commerciali. Ottimo. Va bene. Io ti ringrazio per essere Grazie stato a voi. Con noi ed aver aggiunto anche tu valore a questa conferenza annuale di Autodesk Italia. Saluto a tutti gli amici di Open Force. Sì, sono qui che ci seguono e mi stanno cercando di far ridere, quindi li ringrazio per il lavoro svolto, ringrazio tutti voi per l'attenzione, buon proseguimento. Questa la devo vedere col presidente. Allora.